La polisportiva dipendenti del Casinò Municipale di Sanremo ha organizzato per i primi giorni di ottobre la 7ª edizione del campionato europeo di ciclismo riservato ai lavoratori delle case da gioco del vecchio continente. Un numero record di partecipanti, 170, in rappresentanza di oltre 30 casinò di tutta Europa, ha aderito alla manifestazione sanremese. Il programma ufficiale prevedeva l'arrivo nella Città dei Fiori dei partecipanti il giorno 1 ottobre con un get together party presso l'Hotel Mediterraneo di Sanremo offerto dalla SGT. Martedì 2 ottobre è stato interamente dedicato alla visione del percorso di gara e infine mercoledì la grande giornata della gara vera e propria. Le immagini che state vedendo si riferiscono all'immediata vigilia, cioè al momento della punzonatura che si è svolta nel piazzale antistante il Casinò di Sanremo. Davanti alla porta teatro sono stati consegnati i numeri di gara, sono state fatte le foto delle singole squadre e dopo l'appello dei corridori il via alle ore 12 in punto. La prima parte del percorso attraverso le vie cittadine ha avuto un carattere non competitivo, sino alla partenza vera e propria fissata in Corso Mazzini, all'altezza del campo sportivo comunale. Intanto la polisportiva del Casinò di Sanremo era riuscita nel colpaccio di avere due grandi campioni dell'immediato passato ciclistico, nazionale e internazionale. Francesco Moser e Gianni Motta sono stati i padrini prestigiosi della gara. Il percorso di oltre 60 km si è rivelato estremamente impegnativo, sia per le numerose difficoltà, con tre gran premi della montagna, sia per le avverse condizioni atmosferiche con vento e pioggia sui corridori per tre quarti di gara. Il gruppo è rimasto compatto sino ad Imperia quando la carovana ha abbandonato l'Aurelia per affrontare le salite dell'entroterra. Con le prime difficoltà è anche arrivata la pioggia, sempre più abbondante, e la selezione è stata a questo punto inevitabile. A Dolcedo, il punto più a nord della gara, a 30 km dalla partenza, il gruppo si era in pratica sbriciolato in numerosi plotoncini, con un giovane ciclista olandese della squadra del Casinò di Amsterdam, Jeroen Bosman, in grande evidenza. Una volta tornati sull'Aurelia, al comando era rimasto un gruppetto composto da 5 uomini, ma all'attacco dell'ultima decisiva salita, quella del Poggio, dove era anche fissato l'arrivo finale dell'Europeo, erano solo 3 i ciclisti al comando. A far parte del terzetto che si sarebbe poi disputato la vittoria finale, il già citato Bosman, che in volata riusciva meritatamente a prevalere e si aggiudicava così la 7ª edizione del campionato europeo di ciclismo riservato ai dipendenti dei casinò. Bene, allora siamo giunti alla fine di questa giornata di sport, anzi ci sarà poi una appendice più importante questa sera con la premiazione ufficiale di tutti dei primi 5 di tutte le categorie. Ma questa è la premiazione sul campo cosiddetta. Incominciamo dal vincitore assoluto, che è anche il vincitore della categoria C1, cioè riservata a quelli che sono nati, ai corridori che sono nati nel 1951, dal 1951 in poi. E ha vinto Jeroen Bosman del Casinò di Amsterdam. Bravo! Bravo!
state due classifiche diverse per ogni categoria, ma per il momento una sola. E ad aggiudicarsi il Gran Premio della Montagna di questo settimo campionato d'Europa per dipendenti dei casinò è ancora Jeroen Bosman. Non cumulativo il premio. Bravissimo Bosman, come Budak e come tutti gli altri che hanno partecipato a questo campionato europeo, perché è stata veramente dura oggi sotto la pioggia con questo tempo infame che non certo ci ha aiutati. Comunque l'appuntamento per il momento è terminato. Per il momento è terminato, ci vediamo comunque tutti questa sera al Gran Gala, al Casinò, al Roof Garden del Casinò di Sanremo. Grazie e arrivederci a questa sera. In serata poi il Gran Gala con la premiazione ufficiale al Roof Garden del Casinò, con i ringraziamenti da parte degli organizzatori a tutti gli enti che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione.